Buonasera e benvenuti alla 73esima edizione dei Nastri d'Argento e io incomincerei con la musica. Pierfrancesco, scusatemi, ma io... Mi puoi chiamare Picchio, Anna, no, non ti preoccupare. No, io sono... Noi siamo, viviamo insieme, abbiamo dei figli. Sono 15 anni e non l'ho mai chiamato Pierfrancesco. E ci volevano i Nastri d'Argento. Giorni che tu non hai conosciuto mai, beato te, sì, beato te. Io di tutta un'esistenza spesa dare, 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 non ho salvato niente, neanche te. Ogni anno si propone qualcosa di speciale, di veramente magico. Il Teatro Antico è un teatro eccezionale. È stata un'altra edizione che in qualche modo si avvicina un po' anche a quello che sta succedendo con il pubblico. Cioè, siamo particolarmente felici di aver fatto centro con un film che sta incassando moltissimo e quindi parlo dei 7 premi che sono andati al Il Traditore di Marco Bellocchio. E penso che tutto sommato questo sia un segnale importante nel rapporto che la stampa ha poi con il cinema, ma non solo, anche la tradizione che ci sia un'attenzione alla commedia che i Nastri danno ormai da 11 anni e mi sembra che questo vada in un segno di, come dire, di rapporto col pubblico e ci piacerebbe che poi continuasse veramente in sala. Benvenuti a Movie Mag speciale Nastri d'Argento con il trionfatore assoluto della 73esima edizione per Francesco Favino. Grazie. Il Traditore, enorme successo. Meraviglioso, di pubblico, di critica, insomma quando succedono cose di questo tipo fa un grandissimo piacere, sono molto felice del premio e devo dire che è dipeso anche molto dal trattamento che avete fatto voi della stampa, per cui vi ringrazio anche di questo. Vorrei fare una dedica, se posso, brevissima, alle nostre figlie, Greta e Lea, per la loro pazienza e il loro amore. Grazie. Mi volevi fare un'altra domanda? Mo no, adesso non te la posso più fare perché... Stai piangendo? Sì, e quindi sono felice e onorata di consegnarti io questo premio. Bravo. Grazie. Noi facciamo un film, un mestiere che è destinato a subire la critica e il gusto del pubblico. Quando si riesce a fare qualcosa insieme, secondo me, personalmente è quello che mi piacerebbe, quello che invidiavo e invidio alle generazioni precedenti che hanno fatto cinema, magari anche litigando, però per il bene del cinema. Vi consegno il nastro. È uno solo? Cioè no, dobbiamo... no. Ah, no, okay, ce ne abbiamo due, spero no, di sennò, ecco, quello quella giusto. Che era un'amicizia diventa una faida, ecco, invece, ecco, no, uno questo... l'uno col nome giusto. Tottuccio Contorno, Luigi Locascio e Pippo Calò, Fabrizio Ferracane, insieme siete i migliori attori non protagonisti in Nastri per Il Traditore. Come vi spiegate questo enorme successo? Parliamo del film che ha sbancato botteghino, Nastri d'Argento, critica, pubblico. Qua, visto che siamo premiati insieme, diciamo una frase l'uno, anzi uno dice il soggetto, l'altro il verbo, vediamo se siamo d'accordo. Sì, un farabutto! Oh. Farabutto c'è lei, Lucio Ligio! Poi no, stando sul set aveva avuto la percezione che quello che succedeva era qualcosa di particolare. C'era un'attesa, forse la storia di cui parla, ma la storia di cui parla, come dire, presentata dallo sguardo, sotto lo sguardo, con la voce di Marco Bellocchio. Molta gente poi si chiedeva, ma come mai Marco Bellocchio, un film di mafia? E invece poi vediamo che fa un film... sì, di mafia, però racconta tantissimo altro, storia di un uomo, tantissime
cose diverse. Miglior regia Marco Bellocchio, miglior film Il Traditore. Alcune volte proprio un tema apparentemente così esterno però non deve immediatamente impaurire, ma qui guardandolo in profondità credo che siamo riusciti a personalizzarlo e quindi a farne un racconto, potremmo dire anche classico, ma anche personale. Più che mai quest'anno il cinema italiano ha voluto dare attenzione ad ogni tipo di famiglia. C'è la famiglia formata da un uomo e da una donna, da due uomini, da due fratelli, da due sorelle, da amici, da amiche. Questo è il bello del nostro cinema e lo sarà per sempre sicuramente. Abbiamo avuto un esempio con la seconda opera da regista di Valeria Golino, Euforia, che ha dato molta attenzione appunto al rapporto tra due fratelli così diversi. Dall'altro lato c'è Il Traditore, il film dell'anno sicuramente, di Marco Bellocchio. 13 minuti a Cannes di applausi, nessuno di noi li dimenticherà. C'è la famiglia ovviamente, la famiglia siciliana al centro di questa storia, da cui poi inizierà la storia di una famiglia, possiamo definirla così, più allargata, che è quella appunto dell'Italia intera, una famiglia massacrata da ogni punto di vista, non soltanto sociale, politico ed economico. Con Il Primo Re invece Matteo Rovere ci ha regalato un rapporto molto particolare tra due fratelli, da un lato Alessandro Borghi, dall'altro Alessio Lapice, cioè la famiglia al centro del tutto anche qui, nonostante i due non conoscano esattamente cosa sia. E poi c'è Bangla, che è sicuramente, possiamo definirlo, il film sorpresa di questo 2019 nel cinema italiano, un film che mette al centro dell'attenzione la diversità, non soltanto della famiglia, ma di ogni rapporto umano, ogni rapporto sociale, una vera sorpresa. Quindi tu non bevi, non mangi maiale e immagino che non... No, nemmeno. Vabbè, a volte anche meglio, In che senso? Che magari ti capita che muori di noia e preferisci stare a casa a sistemare l'armadio. A volte anche meglio il dentista. Vabbè, oh, così mi fa passare la voglia. Meglio, no? È un film che parla di famiglia in modo molto allargato. Attraverso la famiglia vediamo come in un prisma quello che è l'Italia oggi. Sicuramente sì, è un punto di vista diverso ovviamente, perché comunque ti racconta comunque di un ragazzo che è nato e cresciuto in Italia ma da genitori che sono emigrati in Italia, quindi ovviamente abbiamo raccontato una parte più diversa dell'Italia ma che ne fa parte. Stefano Fresi. Buonasera, ciao. Ciao. Ti dare un bacio, io devo baciare tutti questa sera. A Roma dicono, ma magari c'è Caschi, quindi figurati. Grande protagonista in Nastri, Stefano Fresi, due riconoscimenti, premio Manfredi. Sì. E miglior attore in commedia. Sì. Qualcos'altro? Beh, direi che può bastare, può bastare. Insomma, io mi fermerei qua. Che legame, che affinità, che eredità senti con Nino Manfredi, a cui personalmente credo assomiglia abbastanza? Affinità? Non ne sento nessuna, anelo ad averne, questo sì. Perché insomma è uno dei motivi per cui ho scelto di fare questo mestiere, è l'amore folle per la sua qualità recitativa, che credo sia forse, insomma, fra lui e Volonté, forse altri due, siamo ai livelli massimi in Italia. È la mia terza volta ai Nastri d'Argento, quindi grazie, che voi giornalisti mi volete bene, io ne voglio altrettanto. E che dire, gioia infinita. Poi insomma anche la scenografia, devo dire che ha fatto un lavoro, ragazzi, qua non c'era niente fino a settimana fa, qua era tutta una colata di cemento, ha fatto un lavoro incredibile, grazie a te. Ciao. Quest'anno, specialmente qua ai Nastri, ci sono almeno due film che parlano di sogni realizzati. Sono due sogni realizzati, intanto che sono due opere prime, e entrambe sono riuscite a arrivare al premio. Una è Bangla, di Fahim Buyan. Lui parla romano meglio di me, però è musulmano osservante, e quando trova una fidanzata o una aspirante fidanzata, deve vedersela con il problema principe, la regola dell'astinenza sessuale prima del matrimonio, che è un problema. Invece Il Campione ci mostra un carpenzano che è una perfetta star del calcio nascente, per fra l'altro gioca nella Roma, di cui lui è tifoso nel film, ed è però un giocatore irregolare, diciamo un Balotelli, un Cassano, cioè questi talenti geniali che non sanno rispettare le regole. Nel caso del film ci sarà uno Stefano Accorsi che lo rimette in riga, perché
quando tu desideri una cosa, desideri diventare un campione, poi se il sogno si realizza devi anche comportarti di conseguenza, e questo non è facile, non è facile per nessuno. Tutti possono desiderare di ottenere qualcosa, magari quando lo ottengono poi si rendono conto che forse non era esattamente quello che volevano. Che cosa insegna? Letteratura, filosofia e storia. Un esame a settimana. Se non passa, non gioca. Lei vuole che un calciatore studi per prendere la maturità. Mi pare una cazzata, eh? Dai. Non mi tocca mai. Personaggio dell'anno Andrea Carpenzano per Il Campione. È un po' troppo, no? Personaggio dell'anno, Il Campione. Sei venuto molto preparato, in Nastri. Sì, no, infatti, tutte parole che non c'entrano nulla con me. Però ci siamo. Scherzi a parte, come vivi questo riconoscimento, che è importante? Beh, bene, sono un misto di cose, no? Un misto di imbarazzo, senso di colpa, gratitudine anche. È un misto di queste tre cose. Però sei il personaggio dell'anno, grazie. Però sei il personaggio dell'anno. Ci aiuterai a scatenare una guerra? Contro chi? Contro tutti. Stefano Sollima, premio Behind the Camera ai 73esimi Nastri. Come mai? È un premio al mio primo film hollywoodiano. E la motivazione è più o meno per aver portato all'estero parte della nostra specificità anche culturale, non soltanto artistica. Benicio del Toro, Josh Brolin, due grandissimi. Che cosa ti ha emozionato di più dirigendoli? Ma intanto la loro semplicità, che ovviamente anch'io forse per provincialismo mi aspettavo delle star, quindi con i loro tic, le loro nevrosi, invece sono delle persone assolutamente disponibili, che lavorano come dei pazzi e arrivano estremamente preparati sul set. Tra i tantissimi temi che sono stati trattati nei film italiani quest'anno, in particolare uno che mi riguarda anche, perché il tema madre e figlio, anch'io ho una figlia, quindi insomma questi temi naturalmente li trovo molto interessanti perché mi toccano anche molto da vicino. Tanti film, da Troppa Grazia con Alba Rohrbacher, Da Ride, il primo film da regista di Valerio Mastandrea, ma anche Il Vizio della Speranza con la bravissima Marina Confalone, e poi un film che mi ha molto colpito, Un giornale improvviso, con Anna Foglietta, che io trovo sia un'attrice sempre bravissima. Il tema madre e figlio, questa volta un tema che riguarda anche molto la famiglia, il desiderio importante di avere una famiglia, soprattutto per chi l'ha vista disgregare questa famiglia, così come racconta il tema del film. E anche il tema del talento, perché se un figlio ha un talento, e poi piacerebbe a qualunque madre fare realizzare un sogno. Per un giorno all'improvviso, miglior attrice protagonista Anna Foglietta. Buonasera. Buonasera Anna, ciao, posso dire ciao? Buonasera a tutti e grazie, grazie davvero, sono molto molto emozionata. Quanto è difficile nel nostro cinema trovare un ruolo così per una donna soprattutto? Talmente tanto che appunto mi sono dovuta andare a scovare appunto un'opera prima, un esordio alla regia, però capita, però quando capita devi avere poi tu l'intelligenza e la come di non fartelo scappare. A volte stare, capito, sempre sul tapis roulant con la stessa velocità ti fai due palle, a volte hai bisogno di, capito, aumentare a 10-12 il ritmo per sentire sto cuore che pompa. Quando senti il cuore che pompa più potrebbe essere morto di solito. Potrebbe essere morto. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo, un punto sei che non ruota mai intorno a me, un sole che splende per me soltanto come un diamante in mezzo al cuore. Tu che sei
ha emozionato e conquistato il Teatro Greco. Ti abbiamo appena sentita, Serena Rossi, non solo attrice, ma anche una grandissima interprete della nostra tradizione canora. Grazie. Vabbè, guarda, cantare in quel teatro è qualcosa di magico. Cantare Mia Martini, quella canzone che per lei ha significato tantissimo, è stata la sua possibilità di ritornare nel posto che le spettava e che le era stato tolto per troppo tempo ingiustamente, è una roba che mi fa sempre molto emozionare. Poi ho scoperto che l'ultima tappa del suo tour, prima di scomparire nel 95, l'ha fatta qui in Sicilia, quindi insomma sentivo questo carico emotivo importante che però ho cercato di trasformare appunto in grinta e in trasporto, e quella canzone mi fa sempre emozionare moltissimo. È molto interessante che una volta che si torna molto a parlare di donne, dopo gli eventi appunto di questo ultimo periodo storico che riguardano il Me Too, quindi tutta una rivoluzione appunto femminile molto importante, guarda un po', si ricomincia a parlare di donne ed è sempre la stessa cosa, cioè tremate, tremate, le streghe sono tornate. E quindi questo sicuramente vorrà dire qualche cosa, sono tornate sicuramente appunto molto nel cinema, ecco le prime streghe così, quelle belle che ci piacciono, che ci vengono in mente, sono quelle interpretate da Paola Cortellesi, che praticamente in due film, sia nella Befana Vien di Notte, sia in Ma cosa ci dice il cervello, interpreta due modi di essere super donne. Le super donne, il problema è proprio che se quando le donne sono troppo super, poi diventano quasi streghe. Le streghe poi sono anche le streghe proprio quelle cattive, quelle del sangue, del fuoco, del peccato, del dramma, insomma della cattiveria, sono state quelle che ci ha raccontato Guadagnino nella sua versione proprio molto femminile. E poi c'è il Vizio della Speranza, ecco lì abbiamo proprio un personaggio diabolico, ma allo stesso tempo dolente e sofferente, che è il personaggio interpretato da Marina Confalone. La migliore attrice non protagonista è Marina Confalone per il Vizio della Speranza. Buonasera Marina. Buonasera. Bella, bellissima, elegantissima. Che bello, sono emozionata, bellissimo, che tu sei qui. Bellissimo. Allora Marina, interpretare un ruolo come Zia Marie non deve essere stato molto semplice. Tu l'hai definita una strega. Sì, è la strega di questa favola di Edoardo. Non è la classica cattiva che deve far paura al pubblico, è una cattiva sola, che non ha figli, che riversa l'unico affetto di cui è capace in Maria, la protagonista. È una donna che per come vive ha bisogno di prendere dell'eroina per dimenticare forse la sua squallida vita. Quindi un personaggio importante, bellissimo, ringrazio il regista di avermelo consegnato e grazie a questo personaggio mi trovo a vincere ormai il mio settimo premio nel giro di 3 mesi. È un po' veramente un record. Paola Cortellesi! Buonasera Paola! Sei elegantissima, bellissima! Che bello averti qui questa sera. Grazie. Che bello, Enrico, essere qua. Poi rimani qui con noi. Senti, io ho letto che tu hai definito il tuo ruolo un super Pippo. Sì. Cioè? No, perché siccome in questo film ho fatto delle scene d'azione importanti, ci tengo a dire che le ho fatte io eri personalmente, come fa Tom, il mio amico Tom Cruise, naturalmente, che al mio cospetto, ecco, ci tengo a dirlo anche qui in televisione, è un dilettante, no, sto scherzando, però le ho fatte io. Allora mi dicono, nelle interviste mi chiedevano, ma quindi ti senti una supereroina? Io quindi, a un certo punto un po', insomma, ho ridimensionato la cosa ed ero così, mi sono sentita più simile a Super Pippo. A Super Pippo. Paola Cortellesi, migliore attrice di commedia e 73esimi Nastri d'Argento. Come la vivi? Ma la vivo con stupore, perché lo scorso anno ho ricevuto lo stesso premio, ho avuto la stessa, come dire, l'avevo escluso ovviamente, i premi non ce li si aspetta mai. È una posizione quasi monopolistica oramai. Sì, cioè, non vorrei diventare antipatica in questo, visto che sono premiata per la commedia, diventare proprio quella antipatica non mi va. No, sono molto grata perché veramente
insomma, è un premio molto bello, importante, assegnato da persone competenti in materia che stanno monitorando il tuo lavoro. Ed è una bella occasione per crescere, no? Insomma, mi piace questo, come si dice, sentirmi osservata da qualcuno che capisce questo mestiere. Ed è una cosa bellissima. Molto Ma bella. Cosa ci dice il cervello? Declina la tua femminilità in tanti modi. È diretto e coscritto. Mi sembra un parolone. Aspetta, è diretto e coscritto con tuo marito, Riccardo Milani, e interpreti una donna che mai come oggi dice molto di quello che è femminile, soprattutto da un punto di vista professionale e anche esistenziale. Un agente segreto in incognito. Sì, è una storia non lontana dalla realtà. E quando scriviamo le nostre sceneggiature ci documentiamo, ora su questo possiamo rivelare poco, però esiste questo mestiere ed è un mestiere complicato, perché ancora una volta anche in quel mestiere lì, che noi naturalmente abbiamo usato nella sua parte più umoristica, che c'è, certo. Però insomma è una cosa talmente seria che... Però quando riguarda le donne, noi ci siamo avvicinati a questa storia, a questo mestiere in particolare, perché abbiamo saputo, insomma, abbiamo letto racconti di donne che fanno questo mestiere, e come madre è molto più difficile, perché effettivamente sono percepite dai figli che evidentemente non possono sapere il vero, il reale mestiere, quindi vivono una vita di finzione e non riescono, e fanno fatica a vivere il quotidiano con serenità, con dei figli che sono costantemente scontenti, e quindi insomma ci sono dei conflitti importanti. Noi l'abbiamo virato in commedia, ma insomma la scusa, il pretesto era quello di raccontare l'Italia come al solito, come facciamo sempre nei nostri film, di oggi, e quello che insomma il clima di crescente aggressività. C'è proprio un monito sulla rassegnazione, oramai ci siamo abituati quasi al peggio. Sì, perché ci si abitua a tutto, no? E quindi ci siamo abituati al peggio. Noi viviamo a Roma, abbiamo raccontato questa storia a Roma, io sono romana, amo la mia città, ma è una città piena di difficoltà, e veramente c'è c'è un bellissimo monologo di Mattia Torre che dice che è sempre colpa di qualcun altro, tendiamo sempre a dare la colpa a qualcun altro, la colpa è nostra, la colpa è dei cittadini, i cittadini hanno dei diritti, ma hanno dei doveri come cittadini, ognuno di loro ce l'ha, ognuno è importante, l'uomo qualunque, una donna qualunque, anche se per finta quella che interpreto io, ha il dovere e anche il privilegio a volte di poter reagire, possiamo farlo tutti, senza abituarci. Mi sembra che tu abbia intrapreso una strada molto precisa. Ma cosa ci dice il cervello? Interpreta un agente segreto. In Petra, un ispettore di polizia, sono tradizionalmente, soprattutto al cinema, professioni legate al maschile. Lo sai che non ci avevo pensato? È così. È così. È proprio un'appropriazione anche d'immaginario, mi sembra. Eh sì, forse sì. Ti assicuro che non ci avevo pensato, sono cose che sono, insomma, la cosa ci dice il cervello, l'ho scritto insieme ai nostri co-sceneggiatori che sono Furio Andreotti e Giulia Calenda, e quindi lo abbiamo inventato insieme, anche perché appunto ci siamo imbattuti in queste storie specifiche che riguardano le donne. E sì, l'ispettore di solito, ormai insomma ci sono gloriose serie anche non italiane che parlano di ispettori donna, però certo storicamente è stato appannaggio degli uomini, ma molte delle cose che faccio io sono state appannaggio degli uomini per molto tempo, e mi fa piacere come dire, così rompere un po' gli argini e insomma cimentarmi in qualcosa che non è universalmente vissuto come femminile. Grazie. 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 Thank you.